Buongiorno, CNO Web TV si trova qui a Casamare, l'antico borgo medievale della cittadina di Somma Vesuviana, che si estende alle pendici del Vesuvio. Questa piccola perla del Vesuvio origine nell'anno 1000, quando vi si stabilì la nobile famiglia di Casamare, da cui essa prende il nome. Il borgo fu poi fortificato nel 400 con le cosiddette mura aragonesi di Alfonso d'Aragona ed il suo complesso monumentale più famoso è la collegiata. Questo complesso del borgo stesso rischio di crollo, tant'è che quest'anno la tradizionale festa delle Lucerne è stata annullata, festa che affonda le sue radici in tradizione pagana per poi diventare il rito di devozione della Madonna della Neve. L'alta affluenza di visitatori che sta comporta. Non si è sentita l'avvocato di dare l'ok dai tragici avvenimenti di Napoli con la morte di un quattordicenne dopo i crolli della galleria Umberto I. Se da un lato però la decisione ci preserva dei pericoli, dall'altra priva Somma Vesuviana di un lotto economico enorme vista la grande massa di visitatori che la festa attiva. E se l'amministrazione insiste nel voler fare presto, ridendoci che nonostante non si riesca a venire a capo di problemi di un sito economico in Pompei, si possano risolvere quelli di Somma, la cui precedente giunta comunale, sempre di centrodestra, aveva fatto chiudere da Lecchino, lungo cima del paese, per trasformarlo in un supermercato, le associazioni del Casamare non si arrendono perché le lucerne non si spengono ma resteranno in vista della nuova festa accese da chi lotta per difendere la tradizione dall'incuria e dall'indifferenza verso la cultura.